Ciao a tutti, sono Gianni95, ci troviamo qui su un nuovo video di Battlefield Season 4, appena uscito adesso, l'ho fatto adesso apposta per fare la reaction. Vediamo com'è. C'è la nuova mappa, deserto, perché nello scorso episodio forse l'avete già vista. Il Battle Pass Season 4 e introduzione del Battle Event che è uscito da poco. Gli eventi battagli sono questi. E comunque sì, raccoglie munizioni da terra. 8. E tu praticamente facendo questi eventi, se arrivi a completare il 100% ti dà un premio speciale. Però completarli non è tanto semplice, perché io sono arrivato al massimo 2, più di 2 vittorie non ho fatto, e arrivare a 5 è un problema. Ho fatto temporanea, poi abbiamo le skin speciali. Poi, guardando comunque le scorse 3 stagioni, sono arrivato sempre al livello 18 di esperienza. Sempre 18. E oggi, cioè, questa season proveremo a fare la stessa cosa. Almeno 18 ci arriviamo sempre. Questo riusciamo ad arrivare a 20, tanto meglio. Allora, il Battle Pass. Aspetta, prima le sfide. Prima le sfide. Sconfiggi i combattenti con un pugno. Rianima i compagni di battaglia. Ok, usa una fine altamente esplosiva, cioè morire in un'esplosione praticamente 3 volte. Ok, il pass abbiamo Joanna leggendario, neanche male come skin, ci sta. Poi c'è la corona come discesa, una bandiera, c'è la skin, no, il deltaplano alieno. Ok, io vi faccio vedere solo quelli che si vedono un po' meno, magari riesco a farvi vedere le cose. Beh, praticamente il tema è egizio e robot. Egizio e spazio. Spazio ed Egitto. A parte questa skin forse. Il ballo? Inchino a fondo. Forse l'ha copiato un po' da Fortnite, però va bene. Un elmo alla veloce, ve la faccio vedere perché sennò non riesco a fare nessuna partita. La Viking, mi sembra sia una Viking quella. Sì, va bene. Belle, belle queste skin. Questi barbe. Ok. Anche i vichinghi ci hanno messo in mezzo. Ok, io faccio vedere le skin e i balli, perché il resto è un po' meno importante. Passi strani. Poi abbiamo, aspetta. Sì. Skin Egitto, a me non piace. Papà cattivo, quello sarebbe papà cattivo. Un altro Egitto. Poi abbiamo qua, cosa abbiamo? Egitto, sempre Egitto. La mummia, l'avete visto? Fruttato. Vabbè, poi c'è il re qua. Praticamente medievale, Egitto e spazio. Andiamo uniti insieme. Penso c'è un altro Egitto. La storia praticamente, hanno unito la storia. Ce l'ha messa la storia in questo passo. Gratuito cosa abbiamo come ballo? E vabbè, che ballo. Va bene, io direi di andare avanti perché se stiamo vedendo tutte le cose non facciamo in tempo, sinceramente, a fare qualche partita. Nella season 4. Ok. Deserto praticamente, che non è cambiato niente dal fine season 3. Però noi proveremo a vincere. Ah, dipende comunque da chi troviamo contro, eh. E se abbiamo. E vabbè, se tu trovi lo scale non trovo niente. Scale pacifico. Va. Allora preso sicuro lo scale, quindi non ci vado a controllare. Tanto dovremmo un tattico o qualcosa da un'altra parte. Spero. Non so se l'audio del gioco lo sentite bene. Però
diciamo che l'ho un po' abbassato perché sennò mi assordo le cuffie e l'audio, sennò è un casino. Vai via. Ho sprecato un po' di colpi, tanto ne ho un bel po', quindi anche se ho sprecato un po' me l'hanno fatto fuggire. Però va bene. Uno scudino. Buono lì. Dov'è che si stanno sparando? Ci sparo pure io. Eh sì, vabbè. Non mi ha neanche beccato. Ora sì. Ora mi ha beccato. Dovete morire. Anche tu. Vai via. La prendo io l'arma dorata. La kill non me l'ha data, ma almeno abbiamo fatto. Ci siamo presi un'arma un po' meglio. Un po' migliore. Se così si può dire. Mitragliette? No. Andiamo in safe. Almeno top 10 ci arrivi, dobbiamo arrivare assolutamente. Sempre se questo qua davanti non c'è mai. No, lancia la zia! Lo sapevo, io lo sapevo che mi seguivo questo qua. Dimmi te dove devo fuggire per non essere beccato lancia la zia. Qua devo togliere lancia la zia quadro, non su Fortnite. Dammi questo che mi sembra molto più utile come arma. Almeno top 10, spero. A questo punto. Poi possiamo morire contenti. Se questo ci spara ci ammazza, sai. Meglio di no, dai. Andiamo un'altra parte. 9. 8. Facciamo il contro la rovescia. Bravo, spara quelli. Un medikit magari sarebbe gradito. Poi fai te il gioco, eh. No, non mi sparare. Tipo... No, no. Vabbè. Siamo arrivati sesti. Va bene, dai. Sempre meglio che arrivare ultimi. E vabbè, io. Non vai via commenti. Cioè, messaggi. Dalle notifiche di YouTube. Le notifiche degli altri arrivano, le mie no. 590, vabbè, e noi continuiamo, non che stiamo qua a fare niente. Vedi, comunque il gioco è ragionato sul fatto che tu devi cercare di sopravvivere fino alla fine, non devi avere... non devi rischiare troppo. E quindi per questo io me ne vado sempre a stare un po' più attento e non a morire. Sperando di fare una bella vittoria. L'ho beccato di poco, ma... non muore mai allora. Cioè, non lo so. Gli ho fatto più danno io e non muore. Va bene. Contenti. Ci sei. Vedi, stavolta me la sono rischiata di più e non ho comunque vinto. Perché il danno gliel'ho fatto, eh. Bella questa skin. Bella. Però costa 7 euro, quindi non la prendiamo. Se anche qua ci fossero le ceste da aprire. Quanto ci scommetti che trovo un leggendario? No, adesso andiamo al labirinto, dai. Andiamo là. Tanto, dovunque vai, l'importante è continuare a sopravvivere. Poi per il resto, niente. C'è un tattico, c'è un... anche uno scudo. Va bene. Perfetto. Sempre meglio che non avrei niente. Ehi, cosa stavi sparando?
Vai via. Te ne vuoi andare o devo proprio picchiarti? Non lo so, qua se combatti non è sicuro che vinci anche. C'è pure la safe. Anzi, non è proprio sicuro perché poi ti ammazzano. I medici mi facevano comodo comunque, però lasciavo lì, giusto? Non sa spararmi. No, c'è gente brutta. Ho sparato puramente a caso e non l'ho beccato nessuno. O se mi becca quello con una cecchinata mi ammazza. No, vorrei dire, ma quanti medici ti ho trovato? Magari me ne dasse uno. Vabbè, lo sapevo. Che ci posso fare? Adesso andiamo nella zona camper e camperiamo. Basta, basta. Cioè, se no non fai così, non vinci. Il gioco dovrebbe permetterti di portare dietro qualche cura, così puoi usarla quando ti pare. Non sul momento. E basta. Te le posso portare dietro cura e scudi, te le puoi portare dietro e usare quando vuoi. Tipo fino a un limite di 10. Qui sei sicuro che alla fine magari puoi vincere. Cioè, scrivete questo nei commenti se l'ha pensato come me. Secondo me è così, eh. Non possiamo continuare a morire come deficienti solo perché non c'è un medikit, niente che ti può curare. E tu vai a fightare con 6, fai 6 kill, no? Però hai poca vita e ti ammazza l'ultimo. Alla fine ti ammazza l'ultimo. Non hai modo di ripararti. Non puoi fare niente. Come fai a recuperare vita se il gioco non te lo dà? Niente. Tipo adesso vedi, ho una marea di... Se io mi riempio di scudi, prendo un pompo, uno scar, ho quasi vinto la partita. A parte contro una Celazzi, che una Celazzi è un problema. Di fondo. Io vorrei rimanere con questo scudo, ma un'arma diversa, perché quest'arma non mi piace poi tanto. Era meglio il doppi la doppietta, a questo punto. C'è niente. Vabbè, ho preso dello scudo, ho perso. Però ci ho provato. Guarda che hai recuperato vita, probabilmente. Ma dimmi te. Come? Oh, stava laggando tantissimo. Vabbè, che vuoi ti dica. Vedi, ne ho ucciso uno. Uno, sicuro ne ho ucciso uno. Sì, ne ho ucciso uno. Però io avevo poca vita, quindi quello dopo mi ha ucciso. Se io avevo la vita al massimo, lo uccidevo io. Certamente che lo uccidevo io. Ok, va bene, dai, facciamo l'ultima partita. Tanto il pass ve l'ho fatto, cioè la stagione 4 ve l'ho fatta vedere. Non ha fatto tantissimo cambiamenti, ma a parte forse il cambiamento del stagionale, pass stagionale. Ma adesso niente. Ok, andiamo alla prigione. Che almeno se siamo... Moriamo qua. Moriamo in un posto felice. Perfetto. Dammi sto forziere. Ecco, questa è un'arma buona. Però se io per caso questo medikit potesse portarmelo dietro, non sarebbe male, sai. Io lo dico sempre, ma... Poi c'è gente che mi dice, camperi, camperi, te lo credo, se non puoi portare dietro il medikit.
Su Fortnite ti porti i tre medikit e allora puoi decidere di andare a combattere, tanto ti curi dopo. Qua no, qua non puoi proteggerti niente. Ma ascoltiamo, no, il pompa dorato per quello normale, ma ti rendi conto? Fammi piacere, va. E di questi medikit, sarebbe te si portare dietro? Ne porterei. Perché sarebbero utili a fine partita, almeno a fine partita. Olè. No, c'è uno con l'antalazzi. No, 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 no. Vedi, vedi, non ci riesci, non è impossibile. Impossibile. Ok, facciamo l'ultima e basta, perché questa qua l'abbiamo persa e non, cioè, volevo portarmela almeno in top 5, ma non ce l'ho fatta. Quindi, facciamoci l'ultima e direi di concludere quel video. Poi ci vediamo stasera su Minecraft, se non ci sono introduzioni come ieri, perché ieri volevo iniziare alle 21:30, ma naturalmente i problemi li conoscete e non ho avuto la possibilità di fare niente. Distributore carburante. Partiamo un po' più dal centro, magari partendo da un punto un po' più centrale, rischiamo di morire meno, non lo so. Salute di contrario, ma vabbè. Ho un'altra paura, perfetto. Tanto forziere. Pompa dorato. Ok, adesso proviamo a fare metodo campering. Siamo tutto il tempo nascosti. Sempre se la registrazione mi regge. Altrimenti è un problema. Quanto ci scommetti che arriviamo almeno ai top 5 ci arriviamo? Vabbè, dipende se ci ammazzano prima, però. Però dobbiamo riuscirci. Qualche scudo non è contrario comunque. Potremmo anche trovarli. C'è uno scar, ma noi non ce ne frega, noi siamo bravi con il tattico. Tanto la partita dura poco, quindi anche se noi stiamo camperati non vi annoiate poi così tanto. Bravi, sparatevi. Non sparare a me. Io non gli sparo, cioè. Sono anche pure in 3. 4. Vabbè. Avete proprio ingaggiato qua. Andiamo in safe. Tranquillamente. Ci facciamo i fatti nostri. Anche contro quello magari. Ok, lui va da quella parte lì, noi andiamo dall'altra. No, c'è uno negli spugli. Meno male, non mi ha seguito. Non deve c'è qualcuno dentro? Ok, perfetto. Se lui entra, lo sbombardo. Cosa? Ma scusa, ha sparato di lato e ha sparato a me? Avete visto che ha sparato di lato? Aveva 0 vittorie. Vabbè. I bug del gioco, oppure probabilmente stava imbrogliando. Va bene, comunque avete capito com'è la tematica del gioco, ve l'ho spiegato anche negli scorsi episodi, ma è sempre bello farci presente di queste belle cose dei giochi quando tu non vuoi camperare ma sei obbligato perché altrimenti muori. Infatti adesso se non mi avesse visto quello avrei continuato a camperare fino alla fine. E avrei probabilmente anche vinto la partita con quel pompa dorato. Dipende se vuoi lanciarsi contro. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non l'ho fatto vittoria, mi dispiace. La prima partita ho fatto un top 6. Va bene, fa niente. Ci riproveremo la prossima volta. Io vi invito a lasciare un bel like, un commento, condividete e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti. Stasera in live.